facendo un po' pressione. Beh, questo te lo ricordi di averlo scelto e letto? Sì, vabbè, penso che tutti l'abbiano letto. No. Mica vero. Caro X, che chissà a chi era indirizzata. E come va? Io sono in classe a scriverti una lettera che sicuramente non leggerai mai. Ho tanta paura, paura di dovermi alla fine scordare completamente di te. Perché non vuoi stare più con me, di dimenticare i tuoi baci, le tue dolcezze, dolci dolci, come lo dici tu. Sei stata la persona che mi ha fatto sentire più importante delle altre ragazze e unica ogni giorno, aiutandomi nelle situazioni più difficili e cercando di conoscere la vera Corinna. Non quella in classe, chiusa come un riccio, che si nasconde per timidezza, ma la Corinna vera. Pronta a tutto con la certezza di poter fare di più nella vita e di essere più aperta. E disponibile nei confronti delle persone a me care. Mi sento un po' così perché non è tanto riferito a Gianluca, è quanto questo pezzo mi riguarda. Non ti posso aiutare e per questo sto male. E sto male adesso io che non mi riesco ad aiutare, però vabbè. Ho completamente sotterrato la vera Corinna, chiudendomi in me stessa dove mi fa compagnia solo la tristezza. E adesso dimmi, cosa posso fare? Prendi fiato. No, è che mi reaziona questo pezzo. Questo lo posso fotografare e me lo incornicio così almeno ogni giorno mi questo ricordo. È tuo, è il dono che tu hai fatto a te stessa.